Ciao a tutti amici di xmardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare in anteprima italiana la Rogue Mondoboard. La Rogue è un brand nato da poco, praticamente l'anno scorso, nel 2013, e produce esclusivamente prodotti da gaming dedicati ai prodotti della Apple, quali i Mac. Ovviamente la retrocompatibilità è assicurata anche per i sistemi operativi Windows. Procedendo all'unboxing, notiamo come nella parte frontale della confezione c'è una bella immagine illustrativa della tastiera ed anche una piccola apertura trasparente che ci permette di visualizzare la tastiera. Nel retro della confezione un'ulteriore immagine illustrativa, alcune caratteristiche tecniche ed il supporto con i requisiti del prodotto. Procediamo dunque all'unboxing della tastiera. Ok, rimuoviamo un attimo il sigillo e procediamo ad estrarre la tastiera ed il relativo bundle. Quindi avremo la tastiera ospitata in un'ulteriore scatola di cartone. Procediamo ad estrarre la tastiera il bundle. Il bundle della Mondo Rogue si compone semplicemente di un quick start guide e di un piccolo opuscolo per la registrazione del prodotto per avvalersi della garanzia. Passando alla tastiera, come possiamo vedere, ha un design abbastanza elegante, il plate inferiore è in alluminio spazzolato, la colorazione è completamente nera, il layout di digitazione è americano. Troviamo due connettori USB placcati in oro, di cui uno fungerà per l'hub delle porte USB presenti nella parte superiore della tastiera. Una la troviamo qui, mentre l'altra è presente, diciamo, in una parte più arretrata. Nel retro della tastiera troviamo dei classici gommini per mantenere saldamente la tastiera sul piano di lavoro, dei classici piedini che potranno permetterci di alzare la tastiera e quindi avvantaggiarci di una migliore digitazione, ed una canalina in entrambi i lati che ci permetterà di effettuare un leggero cable management del cavo da collegare al nostro computer. Inoltre abbiamo anche una specie di sottovano che ci permetterà di, come abbiamo detto, di proseguire il cable management e magari alloggiare parte del cavo in questa specie di vano. Tornando nella parte frontale, abbiamo detto che la tastiera è composta da un pratico poggiapolsi integrato nella tastiera stessa, realizzato in alluminio spazzolato, quindi massima eleganza e massima qualità per i prodotti. Nel lato destro, inferiore, troviamo il logo della Rogue. La tastiera è dotata di CRMX Black, che sulla tastiera viene riportato 40 grammi di attuazione, ma in realtà, come sappiamo, sono 60 grammi. Proviamo ad estrarre un tasto e vedere sotto se sono i classici CRMX o i Kyle. In questo caso sono i classici Cherry MX. Inoltre la tastiera è dotata di retroilluminazione di colore rosso con varie intensità che potremo vedere durante la recensione scritta sul nostro sito o nel video che successivamente faremo. Inoltre la tastiera è dotata sempre di tasti macro G1 a G5 che ci permetteranno quindi di agevolarci nei giochi, effettuando delle combinazioni rapide di tasti. Il cavo è sempre rivestito in treccia di tessuto e per il momento è tutto. Vi rimandiamo alla recensione scritta sul nostro sito www.ximhardware.com. Un saluto allo staff.